sia lodato e ringraziato ogni momento. De venite, o serafini, e a vedersi in gran stupore, sotto gli azimi divini sta occultato il Redentore. Da voi pur si è venerato l'amor mio sacramentato. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Sia lodato e ringraziato ogni momento. O se avessi solo in petto tutti i cuori dei beati, per amarti, o mio diletto, e dolermi dei peccati, ti amo ognun ben increato, l'amor mio sacramentato. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Questa è la prima Con le lettura, poi fibre del mio fuggi cuore della e con pagina. tutte le potenze ti amo e ti lodo, mio Signore, e ti Altrimenti la rendo traduce grazie già immense di che il direttamente mondo messa è così. ciel beato, vive Dio Capito? sacramentato. Questo devo Gloria al studiare. Affinché Padre, il al Signore Figlio e allo capisca. Poi Spirito adesso non lo Santo. ripetono. Poi E tu, devo andare qua. vedi questa R, significa ritornello, che è Sia richiamato. lodato e Ascolti poi, ringraziato ogni devi rispettare momento. i punti, le virgole e devi scandire bene Ti le adoro, parole. mio Dio, e ti Perché amo solo con quando tutto letto il le strofe. cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in Sì, e questa poi notte. Ti ho letto offro io le da leggere la azioni della seconda mia lettura, poi ti giro la giornata. pagina. Fa che siano Alleluia, tutte come dice. secondo la tua santa Andate, volontà. fate fino a Per la qui, maggior gloria dice, avete tua, capito? preservami dal peccato ed ogni male. La tua grazia sia sempre con me, con tutti i miei cari. Amen. Atto di fede. Mio Dio, perché sei verità infallibile, credo fermamente tutto quello che tu hai rivelato e la Santa Chiesa ci propone a credere. Ed espressamente credo in te, unico e vero Dio in tre persone, uguali e distinte, Padre, Figlio e Spirito Santo. E credo in Gesù Cristo, Figlio di Dio, incarnato e morto per noi, il quale darà a ciascuno secondo i meriti il premio e la pena eterna. Conferma questa fede, voglio sempre vivere, Signore, accresci la mia fede. Atto di speranza. Mio Dio, spero dalla tua bontà per le tue promesse e per i meriti di Gesù Cristo, nostro Salvatore, la vita eterna e le grazie necessarie per meritarla con le buone opere che io debbo e voglio fare. Signore, che io possa goderti in eterno. Atto di carità. Mio Dio, ti amo con tutto il cuore sopra ogni cosa, perché sei bene infinito e nostra eterna felicità. E per amor tuo amo il prossimo mio come me stesso e Questo l'ho letto perdono io. le offese ricevute. Signore, che io ti ami sempre più. Atto di dolore. Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi e molto più. Perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra ogni cosa, propongo col tuo santo aiuto di non offenderti mai più e di fuggire le occasioni prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonami. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gemendi e piangendo in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente o pia, o dolce Vergine Maria. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Solo il tono.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Fratelli, consapevoli dei nostri peccati, chiediamo al Signore di purificarci per essere meno indegni di accostarci alla sua mensa. Signore Gesù, innalzato sulla croce per attirare tutti a te, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Cristo Gesù, morto e risorto per sigillare con il tuo sangue la nuova ed eterna alleanza, abbi pietà di noi. Cristo, pietà. Signore Gesù, asceso alla gloria del Padre per intercedere continuamente per i tuoi fratelli, abbi pietà di noi. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio, alto dei cieli, e pace in terra. Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. I peccati del mondo accogli la nostra supplica, tu che siedi alla destra del Padre. Tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo, Gesù Cristo con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Nell'alto dei cieli e pace in terra, agli uomini amati dal Signore, diamo più bene, diciamo, ti adoriamo e ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Preghiamo. Esulti di santa gioia la tua Chiesa, o Padre, per il mistero che celebra in questa liturgia di lode, poiché nel tuo Figlio asceso al cielo la nostra umanità è innalzata accanto a te e noi, membra del suo corpo, viviamo nella speranza di raggiungere Cristo, nostro Capo, nella gloria. Egli è Dio e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dagli Atti degli Apostoli.
Nel primo racconto, o Teofilo, ho trattato di tutto quello che Gesù fece e insegnò dall'inizio fino al giorno in cui fu assunto in cielo, dopo aver dato disposizioni agli apostoli che si erano scelti per mezzo dello Spirito Santo. Egli si mostrò a essi vivo, dopo la sua passione, con molte prove, durante 40 giorni, apparendo loro e parlando delle cose riguardanti il regno di Dio. Mentre si trovava a tavola con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l'adempimento della promessa del Padre. Quella, disse, che voi avete udito da me. Giovanni battezzò con acqua, voi invece, tra non molti giorni, sarete battezzati in Spirito Santo. Quelli, dunque, che erano con lui, gli domandavano: Signore, è questo il tempo nel quale ricostruirai il regno per Israele? Ma egli rispose: Non spetta a voi conoscere tempi o momenti che il Padre ha riservato al suo potere, ma riceverete la forza dello Spirito Santo che scenderà su di voi. E di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino ai confini della terra. Detto questo, mentre lo guardavano, fu elevato in alto e una nube lo sottrasse ai loro occhi. Essi stavano fissando il cielo mentre egli se ne andava, quando ecco due uomini in bianche vesti si presentarono a loro e dissero: Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù, che di mezzo a voi è stato assunto in cielo, verrà allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Parola di Dio. Ascende il Signore tra canti di gioia. Popoli tutti, battete le mani, acclamate Dio con gridi di gioia, perché terribile il Signore, l'Altissimo, grande Re su tutta la terra. Ascende Dio tra le acclamazioni, il Signore al suono di tromba. Cantate inni a Dio, cantate inni al nostro Re, cantate inni. Perché Dio è Re di tutta la terra, cantate inni con arte. Dio regna sulle genti, Dio siede sul suo trono. Dalla lettera agli Ebrei. Cristo non è entrato in un santuario fatto da mani d'uomo, figura di quello vero, ma nel cielo stesso, per comparire ora al cospetto di Dio in nostro favore. Non deve offrire se stesso più volte, come il sommo sacerdote che entra nel santuario ogni anno col sangue altrui. In questo caso egli, fin dalla fondazione del mondo, avrebbe dovuto soffrire molte volte. Invece ora, una volta sola, nella pienezza dei tempi, egli è apparso per annullare il peccato mediante il sacrificio di se stesso. E come per gli uomini è stabilito che muoiono una sola volta, dopodiché viene il giudizio, così Cristo, dopo essersi offerto una sola volta per togliere il peccato di molti, apparirà una seconda volta, senza alcuna relazione con il peccato, a coloro che l'aspettano per la loro salvezza. Fratelli, poiché abbiamo piena libertà di entrare nel santuario per mezzo del sangue di Gesù, via nuova e vivente che Egli ha inaugurato per noi attraverso il velo, cioè la sua carne, e poiché abbiamo un sacerdote grande nella casa di Dio, accostiamoci con cuore sincero, nella pienezza della fede, con i cuori purificati da ogni cattiva coscienza e il corpo lavato con acqua pura. Manteniamo senza vacillare la professione della nostra speranza, perché è degno di fede colui che ha promesso. Parola di Dio. Alleluia, alleluia.
popoli tutti i popoli, dice il Signore. Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni. Ed ecco, io mando su di voi colui che il Padre mio ha promesso. Ma voi restate in città finché non siate rivestiti di potenza dall'alto. Poi li condusse fuori verso Betania e, alzate le mani, li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e veniva portato su in cielo. Ed essi si prostrarono davanti a lui. Poi tornarono a Gerusalemme con grande gioia e stavano sempre nel Tempio lodando Dio. Parola del Signore. Cristo Gesù risorto e glorificato e ascende al cielo per sedere alla destra del Padre. Questo è quello che ci viene annunziato oggi dalla parola del Signore. È Luca che mette in evidenza questo evento dell'ascensione sia durante il Vangelo, cioè a conclusione della sua prima opera, sia nell'apertura della sua seconda opera, che sono gli Atti degli Apostoli. Gesù dà dei specifici comandi, delle indicazioni che gli Apostoli mettono in atto e che diventano il segno della loro attesa di quello che è il dono promesso da Gesù Cristo, che è il dono dello Spirito Santo. Ma nel frattempo questa visione che loro contemplano diventa entusiasmante, diventa significativa, diventa un modo per poter cogliere il significato pieno dell'esperienza sulla terra, che non deve essere vista in se stessa, slegata da quell'altra esperienza molto importante, che è quella di guardare il cielo. Gli Apostoli capiscono bene che la vita umana, la vita terrena, è legata a quella divina, a quella celeste, a quella del Gesù Cristo. E quindi non si può disgiungere l'uno dall'altro, bisogna viverla insieme, bisogna viverla con questo impegno che poi Gesù Cristo stesso gli lascia, quello di andare in tutto il mondo ad annunziare il Vangelo ad ogni creatura, e nello stesso tempo, sapendo che questo impegno missionario, possiamo dire, di annunzio, è ciò che devono presentare agli altri, guardando sempre quella che è la prospettiva del cielo, cioè guardando la nostra meta finale, la meta della, che Cristo Gesù ci ha indicato, che è quella di salire al Padre. Allora l'uomo, il cristiano,
il discepolo, sa che la sua vita è rilegata in questa storia, in questo tempo, in questa terra, ma senza che sia disgiunta dalla vita celeste, dall'esperienza di Cristo Gesù risorto e asceso al cielo. E quindi il suo impegno, la sua azione nel mondo, nella storia, che deve poter adoperare, cioè deve potersi adoperare per il miglioramento del bene, il miglioramento del mondo, lo porta a far sì che tutto diventi motivo di trasformazione verso ciò che è buono, verso tutto ciò che è bello, verso ciò che è giusto, verso ciò che è santo. Come ci fa dire anche l'orazione di oggi in vista della comunicazione, oggi è la giornata anche della comunicazione. Oggi siamo tutti inondati di questi strumenti comunicativi, non solo il cellulare, ma abbiamo anche tante altre network, come si chiamano, modalità, no? Di poter comunicare, WhatsApp, Twitter, eccetera, Facebook. Tutto questo deve essere certamente utilizzato, no? da noi, come soprattutto dai giornalisti, da quelli che sono gli esperti della comunicazione. Deve essere utilizzato per dire la verità, per comunicare ciò che è bene, per comunicare ciò che è significativo per il valore dell'uomo e della persona. Allora vedete, in questa giornata l'impegno non solo di chi fa comunicazione, ma l'impegno di tutti noi è quello di far sì che la verità dell'uomo si incontri e favorisca la verità dei rapporti, della società, del bene, della comunione, dello sviluppo. Cioè tutto deve diventare veramente un'azione propositiva a favore di ciò che ci circonda. Non possiamo pensare soltanto di usufruire e non salvaguardare il creato, la terra. La Laudato Si di Papa Francesco è sempre attuale, è sempre significativa. Ogni volta che si parla di impegno in questo mondo, ogni volta che si parla di impegno per la nostra terra, la nostra società. Allora, oggi noi dobbiamo sentirci coinvolti in questo impegno, in questa missione, che proprio attraverso quello sguardo verso Cristo, verso l'alto, noi diciamo che non è possibile fare sì che questa realtà che noi abbiamo ricevuto da Dio la trasformiamo in male, in peggio di quello che ogni giorno possiamo sentire o vedere anche attraverso appunto i mass media, ma dobbiamo cercare di fare sì che migliori. E anche i nostri rapporti, le nostre relazioni, la nostra vita sociale deve diventare migliore. Dobbiamo pensare che ogni incontro fatto nel Signore diventi un incontro significativo per il bene di queste relazioni stesse, di questi incontri, per il bene, possiamo dire, del noi che si incontrano, dell'io, del tu che si incontra. Allora, vogliamo ringraziare il Signore per averci proiettati verso l'alto, come diceva ieri il diacono Salvatore Cannizzaro, diceva: noi abbiamo ricevuto dal Signore questo significato, cioè quello di essere propensi verso le cose dell'alto, verso l'alto. Lui usava questa parola, proprio la propensione dell'uomo alle cose di lassù. E questa propensione ci fa guardare
il Signore ci fa guardare verso l'alto, nello stesso tempo però ci impegna appunto alle cose che noi facciamo qui sulla terra. Però la propensione migliora le nostre azioni e il tutto deve convergere in quella realtà che poi sarà partecipazione anche nostra di quella che è la gloria del Signore risorto che siede alla destra del Padre. E allora facciamoci proprio guidare sempre dallo Spirito del Signore che viene rinvocato da noi, perché tutti possiamo sentire in questo dono che viene dall'alto e che ci porta a desiderare la bellezza della vita divina. E questa bellezza diventi anche la bellezza che noi vogliamo costruire per il nostro mondo. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo che è Signore della vita e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Fratelli e sorelle, oggi con Cristo che sale al Padre, anche la nostra umanità è elevata nell'alto dei cieli. Rivolgiamo fiduciosi a Dio la nostra supplica. Preghiamo insieme e diciamo, ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Perché la comunità cristiana, membro del mandato di Gesù di predicare il Vangelo, ad ogni creatura non tema di creare nuovi spazi di evangelizzazione. Come chiesa in uscita e non rinunci mai ad accompagnare tutti, preferendo che rimaste ai bordi delle strade. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Perché gli scrittori, i giornalisti, i registi e gli operatori della comunicazione, nel raccontare il mondo che li circonda, siano sempre attenti e rispettosi della verità e della dignità di ogni persona e incoraggino a cercare ciò che è bello, buono, giusto e santo. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Perché le nostre conversazioni quotidiane, vissute di persona o in rete, si trasformino in strumenti efficaci per guarire le memorie, superare le incomprensioni e ricostruire l'armonia. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Perché la nostra assemblea liturgica, illuminata dallo Spirito Santo, non tema di affrontare le nuove sfide del nostro tempo e guardi con fiducia al futuro. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Riceverete poi l'immaginetta che ha lasciato il diacono Don Salvatore Cannizzaro. E questo significa che poi la distribuiranno i ragazzi. Questo significa che ci impegniamo a tenerlo presente, cioè a pregare per lui, per la sua famiglia, a sentirlo
vicino anche a noi come comunità che lo ha conosciuto e ne ha anche sentito attraverso quelli che sono i suoi doni, il canto, la gioia del suo servizio, della sua presenza. Vogliamo pregare perché il Signore ci faccia sentire sempre questa comunione con Lui, anche se è distante, anche se il suo servizio si svolge nella diocesi di Siracusa. Preghiamo. Preghiamo per i nostri fratelli defunti, per Pettineo Gaetano, Di Trio Melina, Zappietro, Giovan Battista e Angela, perché il Signore li renda partecipe della sua gloria di risorto che siede alla destra del Padre. Preghiamo. O Dio, esaudisci le voci di questo popolo che riconosce in Cristo risorto dai morti il sacerdote sempre vivo dinanzi a te per intercedere in favore dei fratelli. L'abbondanza delle benedizioni del cielo accompagni sempre il cammino di chi crede in Lui. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceve dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per i beni nostri e tutta la sua Santa Chiesa. Accogli, Signore, il sacrificio che ti offriamo nella mirabile ascensione del tuo Cristo, del tuo Figlio, e per questo santo scambio di doni fa che il nostro spirito si innalzi alla gioia del cielo, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Che cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta che tutte le creature in cielo e sulla terra si uniscono nella tua lode, Dio onnipotente ed eterno. Il Signore Gesù, Re della gloria, vincitore del peccato e della morte, oggi è salito al cielo tra il coro festoso degli angeli. Mediatore tra Dio e gli uomini, giudice del mondo e Signore dell'universo, non si è separato dalla nostra condizione umana, ma ci ha preceduti nella dimora eterna, per darci la serena fiducia che dove è Lui, capo e primogenito, saremo anche noi sue membra, uniti nella stessa gloria. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli e dei santi canta l'inno della tua gloria.
Padre veramente santo, a te la lode da ogni creatura. Per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continua a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offre al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Annunciamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale del tuo Figlio morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta ti offriamo, Padre, il rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, suo sposo, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione, dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Rosario, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno glorioso dell'Ascensione, in cui Cristo è stato costituito Signore del cielo e della terra. Ricongiunge a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del Vangelo, usiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni,
e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Gesù Cristo, che dette ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vive e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Nello spirito del Cristo risorto e asceso al cielo, datevi un segno di pace. Pace, pace sia con voi. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma soltanto la parola e il Salvatore.
Gesù, dopo la sua missione, sale al Padre. Qual è ora il suo compito? Egli è lontano o vicino? Qual è la sua impresa nel mondo, in noi e nella Chiesa? Ci ha forse abbandonati o è sempre con noi? Preghiamo. Dio onnipotente e misericordioso, che alla tua Chiesa pellegrina sulla terra fai gustare i divini misteri, suscita in noi il desiderio della patria eterna, dove hai innalzato l'uomo accanto a te nella gloria. Per Cristo nostro Signore. Nella riflessione finale abbiamo sentito diversi interrogativi. Gesù sale alla destra del Padre, è con noi, ci ha abbandonati. Qual è la situazione della presenza di Gesù? È in cielo o è con noi? Dice Alessandro, è con noi. Siete tutti d'accordo? Ma c'è pure, è anche in cielo, vero? Quindi perché il Signore è pienezza e quindi Lui può stare presso il Padre, ma può stare anche presso di noi, facendoci sentire la Sua presenza attraverso il Suo Spirito. E poi abbiamo anche i segni sacramentale della sua presenza, il corpo e il sangue di Cristo, quel pane, quel vino che noi offriamo che diventano corpo e sangue di Cristo. E quindi lui non solo è presente, è con noi, ma si dà come cibo a noi per sostenerci nel nostro cammino. Allora ecco la nostra, la risposta, no? A quelle domande. Viviamo vicini al Signore, stiamo con il Signore, nutriamoci del Signore, perché Lui vuole il nostro bene, vuole dare senso alla nostra vita, vuole la nostra salvezza. Vi do gli avvisi prima della benedizione, anzi diciamoci il Regina Celi, che facciamo? Lo cantiamo? Mentre che suona a mezzogiorno. Insieme cantiamo. Regina. Gli avvisi sono questo: a Santa Maria Gesù c'è la messa ogni mattina
continua la tredicina alla Madonna di Fatima, ma anche la novena dello Spirito Santo. Giorno 13, venerdì, dopo la messa ci sarà l'esposizione del Santissimo per l'adorazione durante il giorno fino alle ore 17:30, quando ci saranno i Vespri e la benedizione. Venerdì sera poi, intanto qui ogni sera c'è la messa anche in Matrice, sono invitati a partecipare alla messa tutti i bambini, in particolare quelli di Cresima, perché stiamo facendo la novena dello Spirito Santo e prepariamoci proprio a ricevere anche il dono dello Spirito Santo il 28 di maggio, e anche i bambini di prima comunione, per fare insieme questo cammino del mese di maggio. Comunque l'invito è esteso a tutti, loro sono in particolare tenuti, ma tutti siamo invitati. E per i cresimanti non solo i ragazzi, ma anche i genitori. Poi per venerdì sera alle 19:30, cioè subito dopo la messa, cioè 19:45, no? Insomma, prima alle 8, faremo la riunione degli animatori del Grest. Ogni venerdì ci sarà questa riunione. Domenica prossima è la Pentecoste e i gruppi del rinnovamento dello Spirito si riuniranno a Gela nel Palacossiga. Ci sarà il Vescovo e ci sarà Martinez. Il Signore sia con voi. Nel giorno in cui il Cristo è asceso nella gloria e vi ha aperto la via del cielo, Dio vi riempia della sua benedizione. Voi che oggi riconoscete che Cristo è il Signore nella gloria del Padre, possiate sperimentare la sua presenza in mezzo a voi sino alla fine dei secoli. Cristo, che dopo la sua risurrezione apparve visibilmente ai suoi discepoli, si mostri a voi giudice misericordioso e vi conduca all'eredità eterna. È la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. La celebrazione è finita, in Cristo Gesù andate in pace. Prendiamo.